Amici di Parla Europa, ben ritrovati. Vi parliamo dal Parlamento europeo di Strasburgo. Siamo in compagnia di un'eurodeputata italiana, l'onorevole Daniela Aiuto. L'onorevole Aiuto, buongiorno. Buongiorno. L'onorevole è una delle 17 rappresentanti del Movimento 5 Stelle che è eletta per la prima volta, come tutti i suoi colleghi, e fa parte del gruppo dell'Europa della Libertà e della Democrazia Diretta. L'onorevole Aiuto è inserita nella commissione trasporti e nella commissione che si occupa della difesa dei diritti della donna, ma partiamo proprio dai trasporti. Lei è un architetto, un giovane architetto italiano, e ha una idea, ha un progetto, porta avanti un'iniziativa per un trasporto urbano sostenibile e gratuito. Di che si tratta? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. L'idea non è chiaramente mia, ma io porto avanti quelle che sono le istanze che vengono dai cittadini. Noi del Movimento 5 Stelle da sempre spalleggiamo quello che è il trasporto pubblico e quindi cerchiamo di dare una mano a tutto ciò che lo può agevolare. In questo caso io mi sto muovendo per cercare di portare avanti questa proposta, che potrebbe diventare una proposta di progetto pilota per il trasporto pubblico gratuito. Cosa intendo? Intendo dire che la percentuale di costo che proviene dall'acquisto dei biglietti nel trasporto pubblico è una percentuale calcolata circa intorno al 10% rispetto al costo complessivo del servizio per l'amministrazione, che può essere il comune o la provincia. Ecco, se questa percentuale, si rinuncia a questa percentuale, quindi si incrementa leggermente l'investimento sul trasporto pubblico, si hanno per contro tutta una serie di vantaggi che sono enormemente più grandi e quindi poi, sviluppati nel tempo, possono dare un notevole vantaggio anche economico, oltre che di salute, perché si riduce l'impatto delle emissioni, perché chiaramente si riduce moltissimo il traffico privato, agevolando chiaramente quello pubblico. Oltretutto, se lo stesso servizio pubblico diventa poi un servizio ecosostenibile, quindi i mezzi che vengono utilizzati sono mezzi elettrici piuttosto che mezzi che utilizzano combustibili alternativi, ciò porta a un notevole vantaggio. Oltretutto, per esempio, questa è una cosa che funziona in Europa, nella città di Tallinn, in Estonia, è già attuata da diversi anni, e sono quindi anche degli studi che dimostrano che un trasporto pubblico gratuito non solo incrementa il cittadino è più spinto al consumo e quindi anche all'acquisto, perché non avendo il problema del costo dello spostamento oppure del problema del parcheggio, va in giro a fare shopping è più spinto a incrementare la sua capacità di acquisto. Anche a livello occupazionale ci sono molte persone, ad esempio, che rinunciano a scegliere dei posti di lavoro perché sono lontani, e quindi il costo per lo spostamento diventa un deterrente rispetto al salario che si andrebbe a percepire. Annullando questo costo, quindi si è più portati ad accettare dei posti di lavoro magari un po' più lontani, perché non c'è più l'incidenza del trasporto da calcolare. Quindi, in grandi numeri, questo discorso porta sicuramente dei benefici all'amministrazione, anche perché è vero che c'è l'introito del costo del biglietto a cui rinunciare, però non dobbiamo dimenticarci che il ticket, realizzare un ticket ha un costo. Si pensi ad esempio allo scandalo che c'è stato recentemente al Comune di Roma con la realizzazione dei ticket, insomma, c'è tutto un business, quindi bisognerebbe eliminare quello. C'è una fetta di e sono prassi che comunque sono già state realizzate. Sì, appunto, per chi vuole approfondire, invito ad andare a studiarsi la situazione, appunto, di Tallinn, che comunque è una capitale europea, quindi è veramente molto interessante. Noi vogliamo portare avanti questa cosa perché pensiamo che potrebbe essere veramente uno slancio per i cittadini, oltre che ad essere un vantaggio per l'ambiente. Naturalmente sottolineo come nelle parole dell'onorevole Aiuto si vede anche un po' quello che dovrebbe essere il funzionamento sempre delle istituzioni europee, cioè la capacità di esportare e importare buone prassi, cioè fare cose in tutta Europa che sono state fatte bene in uno dei posti d'Europa. Naturalmente si tratta di un'idea in controtendenza, sapete che il trasporto pubblico locale è soggetto da
anni a tagli piuttosto pesanti, ovviamente a volte invertire la tendenza, perché spesso il taglio è il cane che si morde la coda, esatto. Cioè peggiora il servizio. Un peggioramento del servizio, lo dico a lei che è abruzzese, onorevole Aiuto, che riguarda anche molto il trasporto ferroviario. In particolare noi abbiamo un'Italia che ferroviariamente, diciamo così, è abbastanza divisa fra le due sponde, una dorsale tirrenica dove le cose procedono, una dorsale adriatica in cui le cose sono ferme. Qual è la sua posizione, sì, su questo? Sì, io di recente ho anche sentito più volte Ferrovie dello Stato, ho avuto diversi incontri, ho anche mandato una lettera aperta all'amministratore delegato, il dottor Elia, perché sostanzialmente è sotto gli occhi di tutti la disparità tra la fascia tirrenica e la fascia adriatica. Non è più possibile giustificarsi da parte di Ferrovie dello Stato soltanto dietro la logica dei numeri e dei numeri dei passeggeri, perché comunque noi viviamo nella fascia del corridoio adriatico una realtà urbanistica molto differente, quindi si tratta di un'urbanizzazione diffusa e quindi non possiamo soltanto puntare sull'esistenza o meno di grandi centri urbani per poter garantire una viabilità ferroviaria di un certo tipo. Quello che ho potuto capire da Ferrovie dello Stato è che comunque c'è l'intenzione nel prossimo biennio di potenziare questa linea, la linea da Ancona a Bari, che sostanzialmente è tenuta fuori dalle TNT a livello europeo. Questo è già di per sé grave come situazione, quindi alta velocità sicuramente non ci sarà, perché andrebbe ad avere dei costi che non avrebbero mai un ritorno economico per Ferrovie dello Stato, però sicuramente un potenziamento della linea potrà portare a un miglioramento del servizio, soprattutto se pensiamo che la costa adriatica è la costa turistica per eccellenza in Italia. Noi serviamo tutta una serie di località che soprattutto durante i mesi estivi raddoppiano spesso e volentieri la loro popolazione, quindi poter garantire un trasporto ferroviario efficiente dà anche uno slancio in più al turismo. A proposito di turismo, onorevole Aiuto, è uno dei temi su cui viene invocata da più parti una strategia europea per il settore. La fascia adriatica è oltretutto interessata alla macroregione adriatico-ionica, sì, che è una innovazione importante, però la strategia non c'è, arrivano invece dai trivelli in Adriatico. Sì, questo è uno dei controsensi a cui ormai ci ha abituato il governo italiano, mentre in Europa, soprattutto in Commissione Ambiente ad esempio, si sta andando sempre più verso un progressivo abbandono delle politiche legate all'utilizzo di idrocarburi, si sta promuovendo l'economia circolare e quanto ne consegue. Vediamo in Italia muoversi in tutt'altra direzione. Noi sappiamo benissimo che con il decreto Sblocca Italia il governo Renzi ha dato il via alle trivellazioni nel mare Adriatico. Si tratta di una cosa gravissima, in quanto sappiamo bene il mare Adriatico è un mare piccolo, con poca acqua, ricchissimo di biodiversità. Mettere le trivelle in questo mare significa non soltanto danneggiare il turismo, che già di per sé è un impatto grave, ma dal punto di vista ambientale è qualcosa di devastante. Il tutto per garantire un approvvigionamento di idrocarburi per quanto riguarda il paese Italia, che potrebbe coprire più o meno un biennio, a fronte di danni ambientali che non hanno un termine dal punto di vista temporale, per cui noi andremo a fare un danno enorme. Proprio questo sabato prossimo ci sarà a Lanciano una grande manifestazione proprio contro Ombrina, che è una delle trivelle che verranno fuori, che sono ormai diventate attuative con il decreto Sblocca Italia. Ci auguriamo che il governo prenda atto di questo, voglia fare un passo indietro, perché non è possibile che in Italia si continui a ragionare in funzione di una cultura che è legata agli idrocarburi, e quindi si facciano soltanto operazioni legate alle lobby degli idrocarburi. Non possiamo seguire le logiche di Eni, ma dobbiamo seguire le logiche che vanno verso i vantaggi reali per i cittadini italiani, non togliere gli sgravi a quelle che sono le energie rinnovabili. Sappiamo che sono stati eliminati, ad esempio, sono state eliminate le agevolazioni per il fotovoltaico. Cioè, invece di andare in questo senso, il governo italiano sta andando in una direzione opposta, quindi questo è bene che il governo lo capisca, perché non è quella la direzione che oltretutto sta prendendo l'Unione Europea.
Maio d'aiuto, io non voglio lasciarla andare senza aver parlato dell'altro aspetto del suo impegno parlamentare, la Commissione per i diritti della donna contro la discriminazione di genere. Sì. Lei è una donna che lavora, è una giovane madre, ogni tanto l'onorevole d'aiuto porta qui al Parlamento la sua sì. ultima nata, la bellissima azzurra, servono gli azzurri qui in Europa. E quindi le dicevo, anche dal punto di vista del suo vissuto, la condizione femminile, perché continuano ad essere disparità salariali, discriminazioni, molestie, addirittura il terribile reato del femminicidio. Come siamo messi? Ma siamo messi, innanzitutto si stanno portando avanti nella Commissione FEM e quindi anche nel Parlamento una serie di report proprio contro la violenza sulle donne. Io stessa ne ho preparato uno dove portavo avanti il tema del femminicidio e dell'omofobia di genere oltretutto. Proprio ieri sera invece si è discusso in aula sul decreto sul congedo di maternità. Sì. È un decreto che va avanti ed è in stallo da ormai quasi 5 anni. Si tratta di una gravissima situazione perché proprio ieri sia il Consiglio che la Commissione hanno annunciato un reset, hanno preannunciato che andrà a decadere questo decreto, semplicemente perché a loro dire le pretese del Parlamento, per cui dei cittadini e delle cittadine europee, erano eccessive rispetto a quelle che sono le idee del Consiglio, quindi sostanzialmente viene ancora una volta a prevaricare la logica finanziaria rispetto a quella dei diritti delle donne. Noi sappiamo che il congedo di maternità non è certo un periodo di vacanza per la donna, è un diritto e serve per tutelare il posto di lavoro per chi ce l'ha, e le donne non devono sentirsi minacciate dal loro desiderio di maternità, perché quando poi hanno un bambino quella diventa poi l'anticamera per il loro licenziamento, lo sappiamo bene, in molte realtà avviene proprio questo, quindi noi cerchiamo di combattere tutto ciò, speriamo che non venga ritirata, ma sostanzialmente ieri è stato annunciato questo. Si parla di un nuovo inizio, di un reset per questa direttiva. Vediamo dove vorrà portarci il Consiglio e la Commissione, e noi cercheremo di portare avanti le istanze delle cittadine europee. Sperando che entri in vigore prima che Azzurra sia madre a sua volta, diciamo che ce la facciamo nell'arco di una proprio, generazione. Sì, sì. Bene, su queste considerazioni, su questi auspici, l'onorevole Aiuto ricordava i problemi legati all'omofobia, al diritto anche delle persone omosessuali. È sconfortante vivere in un paese come l'Italia, che è considerata al 34esimo posto in Europa, pensate, per questo tipo di materie, ma speriamo che anche grazie all'azione delle istituzioni europee si possa superare questa condizione vergognosa. Noi ringraziamo Daniela Aiuto, eurodeputata del Movimento 5 Stelle, quindi qui a Strasburgo, del Gruppo dell'Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, per aver conversato con noi. Ringraziamo soprattutto voi per averci cortesemente seguito. Arrivederci su Parla Europa.